di questo incontro che proprio in un momento così drammaticamente attuale contribuisce a approfondire, ciascuno per conto nostro, i dubbi e soprattutto i pensieri sul fine vita, che per me anche riguarda evidentemente l'azione da disvicino e quindi il prossimo. Vi dico subito, la mia è un'esperienza che nasce come giurista, nasce come magistrato, prosegue come vecchio professore di diritto civile, che ha inteso andare a ricercare i panni, non in Arno, e vengo dalla Toscana, ma ho ricercato i panni nella nascente bioetica degli anni in cui si cominciò a dare un significato a questa disciplina. Ho avuto lunghi anni di esperienza nel Comitato Nazionale di Bioetica, sono poi passato alla Commissione Europea sulla ricerca e nuove tecnologie, e infine ho avuto un'esperienza estremamente importante come presidente di un'associazione per le cure palliative nella mia città natale, che è Livorno. Ma al di là di questo, il punto di partenza del mio dire è un dialogo mancato, interrotto con una persona che ho molto stimato, ho tanto amato e che purtroppo mi sembra un po' dimenticato, un grande giurista, Giorgio Oppo. Proprio direi che i punti di questo breve intervento sono tre: ricordi, interpretazione del presente, scrutare il futuro a volo di un cielo. Il ricordo deriva da questo dialogo interrotto con Giorgio Oppo. Era l'anno 2007. Erano appena state pubblicate queste due importanti sentenze che qui sono state ricordate sui casi Guelmi e Englaro. L'anno successivo, 2008, Giorgio Oppo aveva voluto benevolmente destinare al Libera Liborum a me dedicato un saggio sui profili giuridici dei confini artificiali imposti alla vita umana. Il maestro si interrogava in termini sofferti e pensosi. Il tema, scriveva, tragico di per sé, è reso angoscioso da episodi recenti, sono i casi di cui prima accennavamo. L'uomo vuole appropriarsi della fine come del principio della vita, sostituendosi alla natura e riferendosi alla sentenza della Corte di Cassazione sul caso Englaro, così concludeva: il solo pensiero è da brividi, si legittima la progressiva estinzione di ogni forma di vita di una persona che chi la ha in cura definisce ancora bella, finendo con l'ammetterne l'eutanasia. Si trattava di Englaro. La mia risposta purtroppo fu tardiva, perché Oppo il 19 agosto di quello stesso anno 2008 ci aveva lasciato, ma voleva essere una risposta non polemica ma rassicurante. La motivazione della sentenza Englaro, accenno, relatore Alberto Giusti, valoroso allievo pisano, non dava adito, a mio avviso, a dubbi. Cito: il rifiuto delle terapie, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia. Quella è l'ipotesi. E la sentenza del Tribunale di Roma, che chiudeva il caso Guelmi, non esitava ad affermare che, cito, parlare di eutanasia nel caso di specie appare del tutto fuorviante da un punto di vista del rigore concettuale e della comprensione dei fatti. Ora, rassicurato da queste sentenze, con la mia risposta osavo parlare allora del vuoto normativo che tale non è. Perché mi esprimevo in questo senso in questi anni
di grossa discussione. La vera ragione, io lo confesso, era scarsa fiducia che avevo allora in un Parlamento pigro, rissoso, di cui non si conoscevano bene i possibili esiti legislativi. La legge 2019, mi chiedo ora, è in grado di smentire queste preoccupazioni? È una buona legge? La risposta cambia, a mio avviso, a seconda che l'interpretazione abbia ad oggetto i primi tre articoli, ovvero gli articoli 4 e 5. Nel primo caso, i primi tre articoli, la risposta, a mio avviso, può dirsi affermativa. È riconosciuto a questi articoli, forse anche all'articolo 5, in qualche modo, il merito di aver recepito al tempo stesso gli indirizzi giurisprudenziali appena menzionati, un bagaglio di indicazioni tratte dalla Comitato Nazionale di Bioetica, giusto che è scarsamente diffuso questo continuo, diciamo, intervento di messaggi, ma importante, e soprattutto direi l'esperienza delle cure palliative. Esperienza che ha trovato poi il suo momento di confluenza in quella legge, lo sottolineo perché è eccezionale, votata all'unanimità la legge 38-2010. E poi anche una legge, questa legge 219, che tiene conto delle più significative esperienze legislative europee. Cosa intendo più significative? Certamente non l'Olanda, certamente non il Belgio. Io ho vissuto, diciamo, anche conflittualmente le discussioni nella Commissione europea e ho tratto una conclusione. È marcata la differenza culturale tra quei paesi e i paesi di, chiamiamo, la tradizione latina, insomma, Francia e Germania, che sono, a mio avviso, le esperienze a cui ci può legare una maggiore affinità. Al riguardo di queste io parlo. La sintesi definitoria con cui la legge 219 intende dettare norme in materia di consenso informato si rivela all'interprete una formula mentitosa. In realtà quella che viene promossa e valorizzata, sono parole dell'articolo 1,2, è la relazione di cura. E che cosa ben diversa. Prendendo in prestito una bella immagine, cara Paolo Rossi, il consenso informato è un punto, una volontà puntiforme, si esaurisce e si esaurisce in sé, in un unico istante, ogni possibilità di espressione. La relazione di cura è una linea lungo la quale si svolge e si evolve la volontà del paziente, assunta non come punto di partenza, ma come punto di arrivo. Nessuna traccia del consenso informato è dato rinvenire nei principi costituzionali che legano la tutela della salute alla dignità e alla libertà della persona. Più che all'autodeterminazione, vocabolo relativamente nuovo, no, non c'è nella Costituzione, dal forte accento anglosassone, l'autonomia degli americani, che lo rende per molti aspetti estraneo alla nostra cultura. Su questo punto nella Commissione in Europa il dibattito era particolarmente forte. Purtroppo alcuni colleghi francesi, tedeschi, eccetera, avevano passato l'oceano nel loro pensiero. Ebbene, la nostra Costituzione presta attenzione, direi io, alla non imposizione di un trattamento sanitario
quasi che la garanzia dei valori fondamentali che si legano alla persona umana debba seguire la via del rispetto piuttosto che quella del consenso. Muovendosi in questa direzione, la nostra legge arricchisce i contenuti della relazione di cura mutuando dalla legge francese, la loi Leonetti del 2005, il principio che impone al medico di astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati, articolo 2,2, aggiungendo un riferimento essenziale al vincolo di fiducia che deve anzitutto caratterizzare la relazione di cura, consentire poi al paziente di incaricare, se lo vuole, una persona di sua fiducia di esprimere il consenso in sua voce, legittimarlo, infine a indicare in sede di redazione di disposizioni anticipate di trattamento un vero e proprio fiduciario, in analogia alla figura del Betreuer introdotta nel BGB dalla legge tedesca del 2009. Inoltre, ponendo fine a una lunga stagione divisiva della dottrina, la legge 219 ha letteralmente tradotto in una norma, articolo 1,5, l'assunto categoricamente formulato dalla Corte di Cassazione a proposito del caso Englaro, secondo cui non v'è dubbio che l'idratazione e l'alimentazione artificiali non con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario. E facendo riferimento all'esperienza di interazione tra cure palliative e terapia del dolore, secondo i principi dettati dalla ricordata legge in argomento, ha ritenuto di specificare che in presenza di sofferenze trattarie e trattamenti sanitari il medico può, con il consenso del paziente, ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore. Vanno infine segnalate due peculiarità che vanno ad attribuire alla legge un carattere di novità: una puntualizzazione e un silenzio. La puntualizzazione potrebbe apparire a prima vista banale e inutile, ma nella pratica medica, al contrario, può avere effetti dirompenti. Stabilire che il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura, articolo 1,8, significa attribuire un senso preciso e una dimensione sostanziale alla relazione di cura. Significa evidenziare la dignità della persona del paziente. Significa responsabilizzare il medico. Significa, infine, che come si legge nella bella motivazione della già ricordata sentenza sul caso Englaro, c'è spazio nel quadro dell'alleanza terapeutica che tiene quindi malato e medico nella ricerca insieme di ciò che è bene, rispettando i percorsi culturali di ciascuno, per una strategia della persuasione. Perché il compito dell'ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza, così in quella motivazione. Il silenzio è un'altra faccia di una presunta omissione consistente nella mancata previsione di una norma parallela a quella introdotta a suo tempo dalla legge 194 del 78 sull'interruzione volontaria della gravidanza, avendo ad oggetto la disciplina dell'obiezione di coscienza da parte del medico. Due sono in teoria le possibili reazioni di fronte a questo silenzio. La prima sarebbe la denuncia di una vistosa disparità di trattamento tra due fattispecie legislative accomunate da una condotta del medico direttamente o indirettamente volta a porre fine alla vita di un essere umano. La seconda sarebbe la negazione in radice del parallelismo. Quest'ultima sembra essere un'interpretazione corretta. L'altra faccia del silenzio, di un silenzio rassicurante in piena coerenza con le sentenze da cui siamo partiti. Passiamo agli ultimi due articoli. Si è scritto che la disciplina prevista per le DAT costituisce la parte più significativa dell'intero contesto normativo. Personalmente ho qualche dubbio. Macchinoso e incerto appare il coordinamento
tra il personalismo ispirante alla asserita libertà individuale di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, articolo 4,1, e le formalità della redazione e della consegna dello strumento, la DAT, articolo 4,6. A fronte di una esasperata formalizzazione di quella che assume la struttura di una vera e propria negozialità, viene fatto di chiederci se non sarebbe stato preferibile, e c'è chi l'ha detto, l'ha scritto, prevedere come modalità tipica di dichiarazione delle DAT la loro ricezione da parte di un medico. In effetti, non può non apparire paradossale che qui il paziente si possa, anzi si debba, incontrare con notai, funzionari o strutture pubbliche, ma non si preveda alcun incontro tra l'autonomia decisionale del paziente e l'autonomia professionale del medico, articolo 1,2 della legge. La figura del medico è richiamata dall'articolo 4, soltanto al 5° comma, per stabilire sì che si esplicita che il medico è tenuto al rispetto della legge. È sconcertante constatare come la legge si sia voluta allontanare, per malinteso scrupolo di rigore formale e di perfezionismo burocratico, nonché per lo smodato ossequio al cosiddetto potere di autodeterminazione del paziente, dalle leggi europee da cui pure ha preso le mosse. La quadro Leonetti, ricalcando l'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, prevede all'articolo 7 una data semplice ed essenziale. Cito: può redigerla qualsiasi persona maggiore di età indicando i desideri, le sue, relativi al proprio fine vita, concernenti le condizioni poste in ordine alla limitazione o alla cessazione del trattamento. Il medico ne tiene conto per qualsiasi decisione di ricerca, di intervento o di trattamento concernente il paziente. Un decreto del Consiglio di Stato definisce le condizioni di validità, di confidenzialità, di conservazione delle direttive anticipate. Tutto qui. La legge tedesca di modifica del DPCM capovolge il rapporto tra direttiva anticipata e fiduciario. Il Betroia, che è una qualificazione che nasce da questa legge, ravvisando nella individuazione di un fiduciario un prius rispetto all'esistenza non necessaria di una direttiva anticipata, per la quale è richiesta la semplice forma scritta. Quando questa sussista, il fiduciario ha il compito di esternare e far valere la volontà del paziente. In mancanza di direttiva, è tenuto ad accertare le cure mediche desiderate dal paziente o la sua volontà presunta e a partecipare con il medico che abbia accertato quale trattamento medico sia indicato con riguardo allo stato complessivo del paziente e della prognosi a un colloquio per discutere tale trattamento tenendo conto della volontà del paziente. Viene alla luce a questo punto un ulteriore, ancora più inquietante paradosso. Il rifiuto di inutili formalismi e di eccessi burocratici che caratterizza entrambe le leggi appena richiamate, la valorizzazione dei desideri del paziente, di cui il medico deve tener conto da parte della legge francese, il riconoscimento di una responsabilità primaria al fiduciario nel partecipare al colloquio con il medico tenendo conto della volontà del paziente da parte della legge tedesca, sono i segnali, a mio avviso, di un modo di intendere le direttive anticipate in armonia con le caratteristiche solidali della relazione di cura. Non en passant che in queste leggi si parla di direttive anticipate, noi abbiamo voluto parlare di disposizioni anticipati, quasi a mettere in evidenza i momenti del potere. Ebbene, io credo che questi segnali clamorosamente disattesi dalla disciplina delle nostre disposizioni anticipate di trattamento, rivestite di formalismi, di cabini burocratici, sensibili al mito del potere esclusivo di autodeterminazione del paziente e di una implausibile sudditanza del medico,
consapevole di aver ingabbiato la figura del fiduciario nelle maglie rigide del sistema istituzionale, trovano sorprendentemente ascolto, articolo 5,5, guarda caso, nella norma che disciplina con ben diversa apertura la pianificazione condivisa. Questa ultima norma aggiunta all'ultimo momento. È questa, a mio avviso, la vera nuova norma della legge, la norma nuova della legge. Ne è prova l'affermazione del principio della condivisione come criterio guida per la realizzazione di una pianificazione delle cure a fronte dell'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante caratterizzata da inarrestabile evoluzione della prognosi infatta. È quando comincia la malattia a far porre al problema in modo concreto un desiderio, una proposta. Diffido molto io delle disposizioni anticipate che da giovanotto uno fa pensando chissà come al prosieguo della propria vita. Ben si spiega allora un particolare che non è stato molto notato. Il particolare ricorre che l'articolo 5 attribuisce al principio per cui il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi alla pianificazione anche qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. Perché qui si dà valore al momento del dialogo e il dialogo è fissato in una pianificazione e quella può rimanere. Ed è un rigore che non è dato riscontrare nel caso delle DAT, le quali possono essere disattese in tutto il parte dal medico in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue. Qui si vede la differenza tra la pianificazione e la disattenzione. Finisco. Sfruttare il futuro significa in primo luogo alimentare speranze di una rilettura armonica della legge 2019, una legge da salvare, se soltanto si potesse, a questo articolo 4, a livello ermeneutico, dare un volto più umano rispetto a quello che le parole lasciano trapelare. Direi che in particolare, diciamo, occorrerebbe dar vita e concreta operatività così a un nuovo diritto per la relazione di cura, abbandonando l'insistenza sul consenso informato. Sappiamo tutti come basta la firmetta per diciamo, tranquillizzare il medico quando si va in ospedale per fare un consenso. Ebbene, però il futuro immediato di cui si è anche parlato, per intenderci da oggi al prossimo 24 settembre, potrebbe indurci a riflettere su eventuali nuovi interventi legislativi suscettibili in ipotesi di scardinare la coerenza ermeneutica dell'auspicato nuovo diritto. Evidente è il riferimento all'ordinanza della Corte Costituzionale del 2018 che, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, ha sospeso il giudizio in corso fino a quella data per valutare, cito, l'eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità delle segnalate esigenze di tutela. Ecco, non si capisce bene se, a che cosa faccia questo espressamente riferimento. Più specificamente, l'ordinanza ha inteso segnalare che, cito ancora, una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti, di liberarsi dalle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione profonda continua e con relativo rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte, potrebbe essere introdotta, anziché mediante una mera modifica della disposizione penale di quell'articolo 580, inserendo, cavallo di Troia, dico io, la disciplina stessa nel contesto della legge 219,
e del suo spirito, in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, opportunamente valorizzata dall'articolo 1 della legge medesima. Il mio rapporto con parenti palliativisti inorridisce di fronte a una simile, diciamo, come suggerimento al riguardo. La legge 219 è sul filo del rasoio. Si tratta in questo caso anzitutto di valutare se lo spirito della nuova legge, la legge 219, è davvero dissonante dalla legislazione oggi in vigore, che non consente al medico che ne faccia richiesta di mettere a disposizione del paziente trattamenti diretti non già a determinare sofferenze ma a determinare la morte. Occorre più specificamente verificare se la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte possa costituire una semplice opzione da inserire nel quadro della disciplina dettata da una legge che all'articolo 1 si propone di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e alla determinazione del paziente. Vale la pena comunque di chiarire se il concetto di dignità che l'ordinanza in questione identifica, a mio avviso molto unilateralmente, della propria visione della dignità da parte del singolo individuo, esprime in simbiosi con il proprio diritto all'autodeterminazione, sia o meno rispettoso del principio costituzionale del dovere essere della dignità. Mi riferisco al recentissimo commento del carissimo amico e autorevole civilista Vincenzo Scalisi, che nella ermeneutica della dignità si basa proprio su questo dovere legato alla dignità. Rimane infine da capire se questa idea di morte dignitosa potrebbe comunque essere imposta al medico, o se si renderebbe necessario togliere dal silenzio finora giustificato il principio dell'obiezione di coscienza. Ma soprattutto mi chiedo se dovrei idealmente a questo punto ritirare la mia risposta rassicurante a Giorgioppo, confessando a distanza di tempo che aveva ragione lui quando scriveva che qui si vuole arrivare ad ammettere